Buonasera a tutti, eccoci e adesso è tempo di super gigante maschile da Lake Louise dopo la gara di ieri. Sempre con me Franci Marsaglia, io la prenderei e la butterei in pista ma non si può fare, quindi me la tengo qua di fianco. E tempo di super gigante maschile, ieri la prima discesa libera ha visto l'esordio degli uomini jet, un esordio particolare perché insomma non dimentichiamoci di David Poisson, hanno corso tutti davvero un po' col cuore spezzato e mettendoci forse in pista ancora più passione di quella che di solito c'è quando apri il cancelletto, tutti con il cuore, un bellissimo striscione al traguardo che abbiamo visto firmato da tutti gli atleti con il ricordo dell'atleta francese, quindi una giornata particolare e che ha rotto un po' il ghiaccio dopo tutto quello che è successo di negativo nei giorni precedenti. Gara di ieri, una gara, abbiamo visto come abbiamo sempre detto, una pista di Lake Louise che per iniziare a assaggiare la velocità per gli uomini è giusta, è veramente facile, è una pista dove gli uomini si trovano subito a loro agio, una prova sola e subito gara. Ci ha messo un po' del suo tempo perché come sempre, come dici tu, il bianco di Lake Louise non ha deluso. No, esatto, è stata una giornata bianca come sarà presumiamo anche oggi, quindi ci vuole sempre anche molto coraggio, penso, a buttarsi giù perché abbiamo visto che muoveva un po' proprio per le precipitazioni dei giorni prima e oggi penso che sia un po' sulla falsariga di ieri. Sì, forse le cose che abbiamo notato più vedendo la gara è stato proprio questo terreno molto mosso, in tutti i passaggi, in tante cure, aveva anche questo sci un po' volante, c'era addirittura dopo l'intermedio, uno degli ultimi intermedi in fondo al ripido, all'inizio del piano, addirittura un dosso proprio altezza dove per esempio Fila ha fatto un presentatarmi proprio nel piano che sicuramente gli è costato qualcosa, ma soprattutto una velocità costante che forse è la cosa che mette un po' più in difficoltà, quindi questi curvoni sempre tirati comunque in velocità. Sì, è vero, esattamente. Come dicevamo, non ha grosse difficoltà, quindi il minimo errore, come abbiamo visto da Peter, purtroppo ti fa scalare tante posizioni, quindi è la precisione che vince Alec Lewis, come sempre. Sì, è precisissimo, è davvero appennellato, è stato il vincitore, Foyts, che va a vincersi questa discesa libera di esordio, ha pennellato la parte centrale, normale negli intermedi all'inizio e alla fine, ma dal coach's corner, dal salto, la followway, la traversa l'ha presa veramente con una precisione e con un rischio giusto, perché il difficile di quel passaggio lì è quello che se stai alto tieni, se stai basso non sfrutti la pendenza. Sì, quel passaggio è il passaggio dove ci si sta le ore a far video, è una cosa non sai mai veramente capirlo, perché magari fai delle prove che fai una linea che dici oddio dove sono andata e poi il tempo lo fai, perché è proprio trovare il giusto compromesso della precisione e lasciar correre lo sci, perché comunque come abbiamo detto di muro a muro ce n'è poco, è ed è la rampa di lancia che ti porta in un piano infinito che in televisione non ci si rende conto, ma è quasi salita a un certo punto, quindi possiamo immaginare quanto possa cambiare un lancio di 3-4 km orari diversi. È vero, lo svizzero l'ha veramente azzeccata, tant'è che l'unico che è riuscito a stargli vicino è stato Maier, l'austriaco è arrivato poi secondo a 9 centesimi, ma comunque in quel tratto lì ha perso 3 decimi, solo in quel tratto lì. Poi gli ha recuperato negli ultimi intermedi, gli è arrivato veramente vicino, soprattutto dall'ultimo al traguardo, ma è rimasto 9 centesimi. Terzo, lo chiamano il re dei ritorni, the king of the comeback, è stato Svindal. Sì, Svindal pazzesco. Che è lì a 32 centesimi, lui è quello, uno di quelli che ha preso di più, ha preso 65 centesimi nella parte quella lì tecnica, però c'è sempre, c'è sempre. Poi è anche normale che in un rientro la parte meno forte sia quella tecnica, perché dove devi avere più fiducia e dove non devi pensare, mettere il piede e provare a spingere, quindi hai bisogno di più fiducia per fare la differenza in quei tratti lì. Esatto, e poi c'è il quarto Phil, peccato per il podio, ma comunque una bella gara. Peter ha dichiarato di essere comunque soddisfatto di aver avuto un buon feeling. Sempre Lake costante, Louise, comunque. Esatto. Poi lui lo spigolo gli piace, qui purtroppo lo spigolo se ne mette giù, devi metterne un poco. E quindi comunque un buon inizio qui a Lake Louise. Oggi superamente il Super G con qualche curva in più, dobbiamo aspettarci di nuovo davanti, perché comunque 2 anni fa, quando aveva fatto le prime sue grandi gare qua, aveva fatto secondo in discesa e terzo in Super Gigante. Sicuramente. E quindi oggi anche Peter sicuramente competitivo. Quinto Jansrud, che è sempre lì, insomma questa pattuglia norvegese
in velocità è davvero Sesto Kilde. Forte, Sesto Kilde, esatto. Esatto. E quindi insomma comunque una gara subito ad altissimi livelli, sì. I grandi ci sono stati immediatamente e ci sarà diversi quest'anno anche con gli uomini jet. Quindi super gigante, traccia il norvegese, quindi come ieri, no, in genere sempre a Lake Lewis è una mini discesa, quindi sarà fondamentale di nuovo il passaggio che dicevamo prima e speriamo ci possa essere qualche curva in più per vederli anche sciare un po' di più, vedremo. Perfetto, allora oggi in pista col numero 1 parte Maier, col 2 subito Innerhofer e Paris, poi abbiamo gli Asrun col 7, 9 Kilde, vi preso un po' i nomi, quelli che insomma bisognerà seguire di sicuro, 13 Phil, 15 Svindal, poi Matteo Marstaglio col 44, Buzzi col 50 e Prast col 71. Quindi in pista tutti, penso che insomma, per esempio Matteo, ieri stavamo guardando Marsaglia, ha preso 3 secondi e 38, che in realtà come distacco no, non esatto, nel senso, magari qualcuno può dire, sì, come non è male. No, non è male, visto i 2 anni che non ha gareggiato, visto la pista, visto tutto. Bisogna analizzarlo, esatto. Secondo lui è molto tranquillo, io l'ho sentito sereno, lui sta utilizzando le prime gare per rompere il ghiaccio e rientrare in clima gara, perché sappiamo benissimo che l'allenamento è una cosa e la gara è un'altra, quindi speriamo che oggi con un pettorale un po' più bello e qualche curva in più che a lui piace, sì, possa fare un salto di qualità per la sua fiducia.